Buongiorno a tutti, siamo sul Mar Ionio, letteralmente sul Mar Ionio, a circa 1,5 km dalla costa di Policoro e siamo su una delle imbarcazioni del Circolo Velico Lucano. Il nostro skipper è Michele Mangialardi, che ha ceduto momentaneamente il timone a un'allieva del circolo. Eccola qui, Vittoria Bolognese. Michele, ma possiamo stare tranquilli? Beh, sicuramente Vittoria ha già qualche giornata di esperienza maturata qui presso il circolo velico e quindi non c'è problema. Naturalmente poi, se mi permette, la mia supervisione è importante. È importante, per cui le condizioni del mare poi permettono di navigare, anche perché lo Ionio è un mare da questo punto di vista navigabile, sempre molto calmo. Michele, quindi se chiediamo a Vittoria di puggiare, lei lo saprà fare? Beh, penso proprio di sì. Puggia Vittoria, dai! E se gli chiediamo di orzare, saprà fare anche questo? Ah, eccoci qui. Ma vedete questo mare, lo vedete? Vittoria, un'altra Vittoria, Vittoria Falcone. Dai una descrizione di questo mare. Bellissimo, è di un azzurro intenso che si contrasta con un cielo cristallino. Bello, veramente bello. E quindi la vacanza sul Mar Ionio non è solo buon cibo, non è solo ospitalità, non è solo alberghi, strutture, lidi, stabilimenti balneari, ma anche andare per mare. Andare per mare. Qui abbiamo un'altra ospite di questa... Come si chiama questa barca, Michele? Questa barca si chiama Idra. Quindi ci abbiamo... È un 42 piedi. Idra è un'isola della Grecia che io ho visitato, bellissima. Ecco. Tutte le barche del circolo portano nomi greci. Perché non dobbiamo dimenticare che siamo nella Magna Grecia. Esatto. E abbiamo questa gentilissima ospite. E per lei come sta andando questa escursione sul Mar Ionio? Per me è una giornata molto diversa e molto bella. Mi fa piacere stare qui con voi. Grazie. Michele, questo giro in mare è una cosa richiesta dai turisti. Certo, e poi una delle cose principali per noi è l'avvistamento dei delfini. Capita spesso e volentieri avvistarli, ecco perché ci siamo allontanati, appunto per far sì di incontrarli. Sia i delfini sia le caretta, le tartarughe marine. In questo periodo sono molto visibili. Michele, che rotte si fanno da Policoro, dal Circolo Velico Lucano? Dove possiamo andare in barca? Proprio in questo periodo si stanno già preparando 4 barche d'altura che prendono la rotta per la Grecia. Fanno tappa, la prima tappa la fanno a Santa Maria di Leuca, la seconda, un'altra tappa è a Merlera, un'isola vicino sempre già della Grecia, e poi Corfù e poi dintorni. Il soggiorno dura 14 giorni, per cui c'è tempo di navigare e ammirare pure questi posti della Magna Grecia. Quindi potremmo dire, Michele, che da Policoro facciamo il viaggio all'incontrario di quello che hanno fatto i coloni che fondarono poi qui la Magna Grecia. Esatto. Loro venivano da Micene, venivano da tutte le città grandi della Grecia, vennero qui, colonizzarono queste terre. Noi invece partiamo da Policoro, dal Metapontino, e andiamo sino nella loro terra attualmente, sulle tracce di Ulisse. Va bene questa descrizione? Benissimo. Alla ricerca della nostra Itaca. Ragazze, vi piace questa gita, Vittoria? Sì. Non puggiare troppo, sennò rischi di farci virare o orzare. Se orza, viriamo. Se orza. È la più piccola di noi, Maria Antonia Bolognese. Ti piace questa gita? Sì. La desideravi tanto?
si sta realizzando come te la immaginavi? È bella? La rifarai? Ok, con queste rassicurazioni e con una ripresa di questo splendido mare che abbiamo oggi, io vi saluto e vi do appuntamento ad un prossimo video, sempre da questa zona del grande, del Metapontino. Sarà una bella estate, sarà una bellissima estate 2022. Arrivederci a tutti.